Alla prova? Del cuoco. Alla prova del cuoco. José, hai mai fatto il cuoco tu? Sei che manca il fornello. No, io ho fatto quattro salti in padella, io faccio sofficini, quelli di bastoncini di pesce del capitano, io non sono buono capace di fare di mangiare, io faccio solo casino, insomma, io brusa tutto. Sei un ragazzo di compagnia, insomma. Sì, io mangio. Bene, una sensazione in diretta da Madrid, andiamo da José Mourinho. Allora, come aveva previsto la grolla lì, l'arbitro, e Verona ha preso un gol. E quindi, è come diceva prima, non volevamo di prendere gol e invece abbiamo preso. Verona doveva chiudere partita prima. Secondo me, se non c'era quell'arbitro lì, non c'era problema. Invece c'è arbitro, vedi, tutti gli arbitri fanno questi problemi. Ma tu sei un po' prevenuto con gli arbitri però, mister? Certo. Io dico quello che pensa e io penso così. E secondo me certe partite la rovinano gli arbitri. Anche questa? Eh? Anche questa? Certamente, due gol sicuri, un rigore e un gol annullato di Verona. Secondo me questo è episodio chiave. Dai, fai il gesto. Noi però confidiamo. Volevo andare un attimo da José Mourinho, da grande esperto. Come vedi la partita, questo momento un po' difficile del Verona che non riesce a trovare sbocchi offensivi? Per forza, perché sono tutti in difesa, allora Verona arriva fino lì e poi non trova sbocco per tirare. Sì, ma non dire cose scontate, mister. Io posso dire solo una cosa, che i sbocchi noi possiamo trovare. Se tu pensi che nel 2014 avremo sbocco sul mare con Rosolina Mare, noi possiamo trovare sbocco anche qua. Quindi io sono fiducioso. I cambi dovevo fare prima, però. Non sono d'accordo con lui. Prima doveva entrare Bogino, adesso entra Carossa, speriamo che finisca prima di mezzanotte, se no diventa una succa. Allora. Allora, Carrozza al posto di Alfredo. A mezzanotte in punto. Dovrei perdere la scarpetta. Sarà dovuto portare i cavalli. Esatto. E lui, tu hai detto prima, è il nostro stellone. Lui che invece sento ombre, lui vende cavalli, lui è il nostro stallone, no stellone. Lo stadio fa veramente freddo stasera. E lì a Madrid com'è la temperatura? No, qua bella, se stai in maniche di camisa, mi suda le lesene, però io capisco che quando lì a Verona, io quando sono stato in Milano, come diciamo noi a Madrid, che è un freddo bisso. Freddo bisso, c'è umidità, la nebbia, quando tu vai in giro con la macchina, con la nebbia, tu stai col cortello. Mi piace di più il clima qua di Madrid, sinceramente, anche se sono un po', come si dice da voi, costipato. 9 minuti più recupero alla conclusione della partita, 1-1 il risultato, il Verona deve portarla a casa questa partita. José Mourinho da Madrid, una riflessione e poi la linea alla regia per la pubblicità. Adesso i minuti cominciano a mancare, quindi Verona ha la, come diciamo noi a Madrid, alla fregola, no? A prezzo di fare gol, e quindi magari attacca sconclusionato e confuso. Però secondo me, se lui sta calmo, Verona è nettamente superiore e quindi può raggiungere il 2-1. Io manderei la pubblicità, che magari non si sa mai che in pubblicità qualcosa succeda. José, volevi dire qualcosa? Se volevo dire che in difesa di... cioè, il Verona è vero che ha creato tanto e manca negli ultimi metri, ma per forza manca solo Mecusin in difesa con Lori. Cioè, sono tutti in difesa, è possibile passare. E allora col tempo che passa e tu non segni e tutti in difesa, allora aumenta confusione. Gianluca, grazie mister, non sei stato lucidissimo, però vabbè, va bene lo stesso. Pensa a partire. Volevo dirti, allora, mercoledì 5 dicembre, per tutti gli abitanti lì della Bassa e tutti i telespettatori di Telearena, facciamo una cena agriturismo La Cubana di Spareto, dove sarete nostri ospiti, voi tutti, Gigi, la Giulia, Filippo e Beppe, che questa sera non c'è perché ci sarà Mourinho. Forse verrà Mourinho. Se che è andata dalla Cubana, veo me. Esatto. Tutto il gruppo della Piscina delle Rose, insomma, loro si sanno divertire, passano sempre delle estati con grande allegria. Anche Piero Centomo, abbiamo visto delle foto, insomma, che l'hanno ripreso allegramente divertito, possiamo dire così.
Allora, se stava a stappare bottele, ho visto anch'io su Facebook. Se stava a stappare bottele con l'infradetto. Invece Mourinho, approfitto di qualche istante finché Gianluca Tabellin non avrà Andrea Mandolini ai suoi microfoni. Ricordiamo l'appuntamento di domenica con Telearena Serie A a partire dalle 14.30 come sempre. Tra l'altro Mourinho, avremo un suo collega, saremo collegati con Gigi Del Neri. Che, scusa? Gigi Del Neri, l'allenatore del Genoa, che giocherà la sera il derby con la Sampdoria. Io non conosco Gigi Del Neri, io conosco Gigi Vesentini, io conosco Gigi Pistola, io conosco Gigi Deluva, io non conosco Gigi Del Neri. È sempre così, Olindo. Olindo Filippi, conosci Gigi Fresco? Olindo Filippi, io conosco. Io conosco Gigi Olindo Filippi perché io con Olindo Filippi abbiamo fatto le cotte. Ti ricordo quando facevamo Berna le Colombare, Olindo? Ricordo. Ti ricordi quando ti passavo i compiti per fare gli esami del corso allenatori? Se no non passavi mai. Veniva, che telefonava tua moglie e non ti trovava mai. No, adesso mister, Olindo Filippi mi ha confessato prima, a microfoni spenti, che lei era un po' asino. Lei era un po'... No, era il più grande catenacciaro del mondo. E poi si è confermato. Come diciamo noi a Madrid, a piano. E anche Filippo, Rando conferma che... Al corso allenatori? Corso allenatori purtroppo... Era un po'... Un po' asinello, dici. Allora io dico una cosa, Io mi ricordo di un giorno che Olindo è venuto a prendermi che aveva il ciaetto con le sfranze, con le manopole con le sfranze, e dove aveva capelli lunghi, è venuto a prendermi e ha detto... José, oggi non si va a scuola, fermo bene. Che colore era, c'hai detto? Che quattro patasnacchere che ci aspettano su alle Colombare. Di che non è vero, dillo. Sì, dillo. Era arancione SC, vero? Era Ceto SC. No, lui aveva... Che lui, mi ricordo che io dovevo urtare, lui schissava si valvola. Ti ricordi? Allora, di come sta cosa? Io non ho studiato per colpa di tua. Allora, dai. Guarda, il problema è che non sanno cos'è la si valvola. Adesso loro non sa cos'è la sivalvola. Cos'è la sivalvola, mister? Tu schiacci, quando con ciaetto tu schiacci sivalvola che è manopolina piccolina, che spesso ti restava struccata, quando mollavi ti restava dentro la pelesina del deolino. E spessegava. Quante spissigoni ho preso io? Zero spissigoni! Tanti spissigoni, Olindo. Allora davamo su, che mi ricordo che Olindo aveva braga di zampa di elefante, ti ricordi? Sì, i fiorucci a zampa di elefante, sì, erano gli anni 70, fine giù anni 70. Giubbotto con le sfranze, la maglietta di Yuppidu. ma quelli erano bei tempi, solo che lui tacchinava e io poi concludeva. Quante tacchinate hai fatto tu? Zero tacchinate. Ma tua moglie, come sta tua moglie? Beh, io ho telefonato, non c'è idraulico, c'è falegname. Io preferisco falegname di idraulico, perché sa che idraulico lavora con chiave inglese, falegname lavora con... Vabbè. No, io devo dire francamente... Insomma, che è stato molto bravo a vedere questo fuorigioco. Ecco, vuoi che la mettiamo così? Guarda, guarda che c'è Mourinho. Vuoi che la mettiamo così, Alberto? Gianluca, è stato molto bravo a vedere questo fuorigioco. Io ho detto arbitro che non è colpa di Coco se ha Reccia Sventola che va in fuorigioco con le Recce. Non è un problema. Ecco, può essere questa... una chiave di lettura. Sì, ecco, è stato talmente bravo il signor Di Francesco, lo diciamo Luca Mantovani, da cogliere... queste leggere orecchie a sventola di Coco, perché solo con le orecchie a sventola forse Gianluca, Coco era in fuorigioco. Quello che si vuole, Gianluca, quello che si... Non so, dimmi. No, parla con Alberto. Se annulla non vuol così al San Paolo, vanno a prendere l'assistente all'arbitro. Ma insomma,